Io non so se si andrà verso la zona rossa. Questo vediamo perché sa, è difficile comprenderlo oltretutto. Una settimana fa volevamo aprire le scuole, l'altro giorno si poteva girare da comune a comune, ieri era zona rossa. Quindi dipende da quello che decideranno chi ha queste responsabilità. Certamente per me resta difficile cambiare lo schema di PCM, anche perché io ho difeso, non ci è stata data la possibilità di discuterlo, quindi l'ho difeso perché era lo strumento che il governo dava alle regioni e agli enti subordinati per poter governare la pandemia. L'ho difeso a novembre, l'ho accettato e l'ho difeso a novembre, l'ho accettato e l'ho difeso a dicembre. Oggi mi resterebbe difficile comprendere senza una spiegazione logica, razionale. Senza una spiegazione logica e razionale per quale motivo che insomma dobbiamo sconvolgere tutto quello che il CTS ha detto fino ad oggi. Sarebbe incomprensibile, ma non a me, perché alla fine potrei avere dei limiti, credo che sarebbe però incomprensibile ai cittadini che non riescono a stare dietro a tutti i cambiamenti che le istituzioni impongono, i cambiamenti di interpretazioni, i cambiamenti normativi. Noi dobbiamo rendere una comunicazione semplice. Queste cose io le ho dette alla stampa martedì prima durante il consiglio. L'ho dette ieri esattamente queste in conferenza Stato-Regione e le ribadisco oggi. Perché guardate, entrando qua avevo un messaggio di un cittadino, partita IVA, che lavora nell'ambito della ristorazione dei bar, disperato. Disperato perché non sa se deve fare il fine settimana, se non sa se dovrà fare il Natale o non lo dovrà fare. E non riesce a capire se deve fare le forniture o non le deve fare. L'altra volta dice l'ho fatta e poi è andato tutto perso. Ecco, io credo che noi dovremmo essere all'altezza delle istituzioni che rappresentiamo e dovremmo parlare meno ed essere più chiari.